Domenica, dopo il successo della prima rappresentazione, verrà riproposto al Teatro Leader di Ragusa lo spettacolo È troppo amara sta terra duci. Con noi c'è l'attrice e regista Katia Vitale, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono contenta di essere in questi studi, grazie per l'invito. Contenta soprattutto di dare alla mia terra quello che io ho fatto a Roma, perché questo pezzo nasce a Roma nel 2012, dopo un viaggio tormentato in Sicilia, perché tutti i miei viaggi sono stati alle volte tormentati, alle volte invece troppo beati, cioè d'eccesso comunque. E questo era un po' tormentato, e quindi sono rientrata in patria, tra virgolette, a Roma, e ho detto devo scrivere. Perché la mia terra è divisa in due, odio e amore, bellezza e bruttezza, tutto con l'estremo. E così la penna cavalca. Ma ancora non avevo idea di chi potesse fare questo spettacolo, e nel frattempo frequentavo uno stage per attori professionisti, dove ci allenavamo una volta a settimana, e incontro una ragazza. Ho detto, ma lei potrebbe essere perfetta, però non è proprio siciliana. Insomma, ci siamo avventurati in questo percorso, e la prima l'abbiamo fatta nel 2012 alla Casa Internazionale delle Donne. Ha riscontrato un grossissimo successo. Io avevo paura di farlo un po' a Roma, perché considera che ho detto magari una cosa troppo siciliana, anche se io ho toccato dei temi molto vasti, non soltanto Sicilia. Però ho detto vediamo un po', è la cosa magica, stupenda, meravigliosa, c'era parecchia gente del Molise, Basilicata, Calabria, Sud e anche Nord, e dove la frase meravigliosa era è vero, perché questo succede anche nella mia terra, no è vero questo. Poi va bene, gli anni passano, un incidente di percorso mi trascina qui in Sicilia nel 2013, penso di stare 3 mesi, invece poi dilungo questa permanenza per 2 anni, e incontro Maria Modica, una mia amica, cioè che ancora non era una mia amica, era una persona che conoscevo. E da lì ho detto, senti, ma ti va di fare un pezzo che ho proprio nel cuore, è troppo amara sta terra duci. E ci siamo avventurate. E poi abbiamo fatto la prima qui a Ragusa, è stato molto emozionante perché nel tema io parlo di Ragusa. Ragusa che poi si disse... Sì, poi sentitissimo, delle location come Palazzetto Zama, la stazione e via. E vedevo proprio il pubblico come l'ha trascinato tra l'ironia, perché io faccio la parte comica, rappresento l'amore, questo pezzo è diviso in odio e amore. Io rappresento l'amore per la Sicilia, quindi questa ragazza idealista, donna più che ragazza, questa donna idealista che vede tutte le cose più belle della Sicilia, e la mia collega invece concettuale, e quindi vede tutto quello che è di nero purtroppo. Cioè a livello sociale non ho toccato il tema mafia assolutamente, perché per me c'è una mafia più sociale che poi quella grande, e là dovremmo un po' combattere, no? Quella istituzionale c'è, punto, basta. E no, sono contentissima del risultato, anche perché poi il pezzo ha un finale a sorpresa che non oso neanche dirlo, perché mi auguro che sarete tanti ad assistere a questo spettacolo come la volta scorsa. E niente, sono emozionata, sono contenta delle... Pensavo, avevo paura a un certo punto che magari l'eccessiva verità potesse in qualche modo anche un po' offendere, no? Anche se i miei testi non sono mai offensivi, sono crudi. È diverso, però sai com'è, alla fine dici, ma magari, e invece no, anche qui in Sicilia la frase magica è stato è vero, è così. Infatti ho avuto una bellissima recensione a sorpresa di una giornalista che stava lì, che ha visto lo spettacolo e via, e ho visto quello che ha scritto, lei ha capito tutto. Giorno 5 febbraio alle 18, Teatro Leader, zona Bruchet, davanti la Despa. Noi vi aspettiamo con molto piacere. E quindi il punto di vista di due donne, la Sicilia vista dagli occhi di due donne che si incontrano alla stazione, stanno tornando a casa. Esatto, loro si incontrano a Roma perché viaggiano su questo autobus. E allora tutte e due destinate in Sicilia, ancora all'inizio non sappiamo dove, io a Ragusa ma lei ancora non si sa, poi per un piccolo equivoco che c'è ci troviamo insieme a viaggiare e scopriamo che anche lei di Ragusa, soltanto che lei è quella classica siciliana che va fuori e basta,
basta con la Sicilia, io non ne voglio sapere, quando scendo scendo per forza, non è... e invece io voglio perché raggiungere, sente la mancanza. Sì, non vedo l'ora, poi ci sono dei colpi di scena, un autobus si ferma, quindi noi ritardiamo questo viaggio, insomma tante, tante cose succedono in questo pezzo, perché è un viaggio unico, però le location sono quattro, il primo è appunto l'autobus, il secondo è una stazione, dove poi noi non saliamo più sull'autobus, la terza è Bagnara Calabra, perché da Bagnara Calabra c'è un punto dove si vede la Sicilia e quindi là si è creata un'altra location, e poi la stazione di Bagnara Calabra, poi l'arrivo, il viaggio ancora per Ragusa e poi Ragusa. E a Ragusa là succede succede qualcosina. Sì. Ci sarà anche un sottofondo musicale. Senza ombra di dubbio, io nei miei spettacoli ho sempre messo musica dal vivo, perché così, perché mi piace. A Roma c'è la fisarmonica e chitarra. Qui conoscevo un ragazzo che suonava l'armonica. Ho detto, mamma mia, l'armonica, chissà come viene, perché sai, la fisarmonica è da quel tono allegro, melanconico, si sposa molto bene col pezzo, ma l'armonica non l'avevo mai provata. Siccome mi piace sperimentare, ho detto, dai, vediamo un po' quello che succede, ed è perfetta. L'armonica la suona Massimo Sammito e poi la chitarra Sandra Cannì, che fa parte anche di un gruppo, Luna Storta, così come Massimo Sammito, che suona musica celtica. E abbiamo trovato una bella connessione. Sì, 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 molto, perché toccano i temi sia della malinconia, nostalgia, allegria, ridicolo, perché poi io sono il jolly, quindi sono proprio la parte comica della situazione, perché tutti i miei pezzi sono commedia noir. Cioè, a me piace dire delle cose molto profonde, però... attraverso il linguaggio della commedia. Devi ridere, io se non sento il pubblico ridere mi sento male, perché poi alla fine sempre i miei finiscono sempre un po' con l'amaro, no? E quindi c'è la commozione finale che ci sta, perché ci sta tutta. E poi sono due sentimenti che un po' coesistono, esatto, le persone che vanno fuori all'interno della stessa... Esattamente, quindi... E poi c'è l'estremo di Isabella, che sarebbe l'odio, l'estremo disprezzo totale, concetture molto vere, perché io tocco anche temi della famiglia, tocco temi delicati, un po' la vita sociale, un po' l'età delle donne, un po' la superficialità del siciliano, un po' il doppio gioco, un po' anche questo modo nostro arrabeggiante del vedere le cose, del vivere in questo momento, di rilassarci, e dei concetti abbastanza forti, molto. E poi però io spezzo con tutta la mia ironia e questo. Bene, allora diamo l'appuntamento ai telespettatori, lo rinnoviamo. Appuntamento giorno 5, domenica 5 febbraio, ore 18, Teatro Lider, di fronte alla Despare, zona Bruchè. Vi raccomando, perché ci sono gli ultimi 25, penso 30 posti, quindi affrettatevi e godiamoci le contraddizioni della nostra terra con tante risate e qualche lacrimuccia ci deve scappare, ovvio. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.